Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando ancora una volta di balneabilità del mare di Pescara. Dopo la diffusione dei dati di ieri da parte dell'ARTA sono venuti fuori dei valori fuori norma nella zona nord, nella zona della Riviera Nord al confine con Montesilvano, dati appunto inaspettati e su questo abbiamo interpellato questa mattina il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Una notizia inattesa che ha destato stupore per il comune di Pescara. Il tema è sempre quello della balneabilità del mare, ma questa volta i dati forniti dall'ARTA non provengono da quelle che sono considerate le aree nevralgiche della riviera. Si tratta infatti del lato nord, fino ad oggi fuori dai punti interessati dai divieti. Nella giornata di ieri sono venuti fuori i risultati delle analisi svolte lunedì, perché ricordo sempre che occorrono almeno 2 giorni perché i batteri in coltura hanno bisogno di tempi per essere letti. I risultati di queste analisi mostrano da un lato questioni molto positive su via Balilla e via Galilei, dove i valori sono nella norma. Quello che ha colpito, perché non era mai successo in credo 50 anni, è che in un punto di prelievo a nord, proprio nella zona antistante la rotonda della Riviera Nord, ci sono dei valori sballati. Che cosa abbiamo fatto? Noi, consapevoli che lì vicino c'è un fosso che approda al mare, cioè Fosso Mazzocca, abbiamo ispezionato il corso del fosso. Il fosso è secco e quindi non abbiamo motivi di ritenere che da lì vi siano delle perdite. Certamente svolgeremo analisi ancora più approfondite. Sappiamo tuttavia che già nella giornata di ieri sono state svolte analisi suppletive di cui i risultati sono attesi per venerdì e vediamo se tutto questo è uno scherzo della natura ovvero se nasconde qualcos'altro. Certamente è una questione che ci ha sorpreso, però continua la nostra lotta alla ricerca delle cause dell'inquinamento rispetto a un litorale che oggi presenta un solo punto insolito di divieti di balneazione e dovremo continuare a lavorare in questa direzione. Restiamo in qualche modo in tema, balneatori a rischio sul caso delle concessioni demaniali. Infatti è di oggi la notizia che l'Unione Europea ha bocciato la proroga chiesta dall'Italia con scadenza 2020. Si riapre dunque una pagina di incertezza e di preoccupazione sul destino di un intero comparto. Vediamo. Una tegola dall'Unione Europea arriva la notizia della bocciatura della proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali e lacustri stabilita con scadenza al 31 dicembre 2020. In particolare si legge l'Unione Europea si dice contraria alla proroga in assenza di gare, in particolare per le strutture transfrontaliere. Si annida la confusione e la confusione ha portato purtroppo a questa drammatica sentenza. Noi come concessionari abbiamo il titolo demaniale garantito, registrato, pagato gli oneri burocratici, le tasse fino al 2020. La sentenza della Corte di Giustizia ci dice che il nostro titolo è nullo. Beh, adesso noi incaricheremo i nostri avvocati, ma possiamo rincorrere sempre con la giurisprudenza quando questo fatto è competenza di politica ed è competenza del governo? Una tegola che arriva dopo una lunga battaglia portata avanti da anni da istituzioni e rappresentanti di categoria, che lo scorso mese di maggio aveva visto il ministro per gli affari Enrico Costa recarsi a Pescara per discutere tutte le novità della temibile direttiva Bolkestein. Io credo che il governo in questo momento debba attivare immediatamente, il ministro Costa l'aveva detto, che a sentenza avvenuta avrebbe messo in piedi una sorta di decreto legge. Bene, noi ci auguriamo che entro la prossima settimana si convochi immediatamente il tavolo delle associazioni nazionali e emani questo decreto. Noi diciamo una cosa però, non riusciamo a comprendere perché in Spagna si è potuta consentire la norma transitoria, quindi consentire ai concessionari demaniali di poter mantenere per un lungo periodo la concessione e rientrare negli investimenti. In Italia sono circa 7 anni che noi rincorriamo i burocrati, che rincorriamo i dirigenti e non riusciamo a capire perché la politica non riesce ad affrontarlo questo tema. Hanno tentato di sradicare una colonnina bancomat legandola con una fune a un camion, ma qualcosa è andato storto e alcuni malviventi sono poi fuggiti. Fallito il colpo alle 4 di mattina presso il distributore accanto all'aeroporto d'Abruzzo. Vediamo.
Fallito l'assalto all'alba di oggi alla colonnina Bancomat del distributore di benzina che si trova a fianco dell'aeroporto e di fronte all'ipermercato Auchan. Ignoti, almeno 4 se non 5 persone, intorno alle 4 di questa mattina, quando era ancora buio, hanno tentato di sradicare la colonnina dell'automatico attaccandola ad un camion con una fune e poi tentando di abbatterla con il mezzo pesante. Qualcosa deve essere andato storto anche per il passaggio probabilmente di qualche automobilista. Il mezzo poi usato dai malviventi ha iniziato a perdere gasolio e così gli assalitori sono stati costretti ad andare via a mani vuote. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare la zona e a bloccare la perdita che avrebbe potuto causare problemi data la vicinanza alle pompe di benzina. All'interno del forziere c'era anche qualche migliaio di euro. Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra volante della Questura di Pescara. All'interno dell'area di servizio c'è un sistema di videosorveglianza. Le immagini saranno visionate in queste ore dagli investigatori. Ingenti i danni all'impianto di benzina. Denunciato per violenza sessuale un componente arbitrale della delegazione spagnola che ha preso parte all'ultima edizione della Coppa Interamia, denunciato per aver abusato di una sedicenne. La minorenne è ancora in ospedale mentre i carabinieri proseguono le indagini. Vediamo. Denunciato per violenza sessuale un componente arbitrale della delegazione spagnola che ha preso parte alla 44esima Coppa Interamnia, denunciato per aver abusato di una sedicenne. La ragazza è stata trovata da un giovane albanese in stato confusionale alla villa comunale, con i vestiti sporchi di sangue e un'emorragia vaginale in corso. L'albanese ha subito chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e la ragazzina è stata immediatamente trasportata all'ospedale Mazzini. Alle forze dell'ordine la vittima, sotto shock, ha raccontato di aver partecipato ad una festa nell'albergo in cui alloggiava un arbitro spagnolo della Coppa Interamnia, conosciuto due giorni prima. L'uomo, ha detto la minorenne, dopo essersi ubriacato, l'ha violentata. Una volta portata al pronto soccorso, i sanitari hanno verificato che la ragazzina aveva una emorragia interna vaginale, conferma evidente purtroppo dell'avvenuta violenza sessuale. I carabinieri della compagnia di Teramo, diretti dal maggiore Rizziero Asci, hanno denunciato il 25enne spagnolo, hanno perquisito l'albergo teramano dove si è di fatto consumata la violenza sessuale. Adesso, sulla vicenda, è stata aperta un'inchiesta da parte del PM Luca Sciarretta. Si indaga per violenza sessuale. Intanto l'atleta spagnolo, nella giornata di ieri, ha fatto rientro in Spagna. Cambiamo pagina, parliamo di politica. Il gruppo di Forza Italia in Regione denuncia la mancata consegna di numeri e carte su un nuovo ospedale di Chieti Pescara e bilanci della Tua, ma anche la partecipazione dell'Abruzzo all'Expo. C'è un problema di trasparenza in Regione, dicono i consiglieri azzurri. Per il presidente Luciano D'Alfonso e la maggioranza in regione la trasparenza è solo un optional. A denunciarlo Forza Italia, che continua a chiedere carte, numeri e documenti relativi al project financing per la realizzazione del nuovo ospedale Chieti Pescara ed ancora il bilancio della TUA, la società unica dei trasporti, nonché i rendiconti della trasferta dell'Abruzzo all'Expo di Milano. È un nostro diritto, tuona il capogruppo Sospiri, sventolando una lettera del direttore generale Cristina Gerardis in cui si nega la documentazione richiesta e in cui si specifica che la stessa sarà consegnata a mano dal presidente Luciano D'Alfonso in persona. Un atteggiamento inaccettabile, commenta il consigliere Mauro Febbo, che minaccia di andare in procura. Assoluta mancanza di trasparenza, perché mentre prima era riferita solo al presidente D'Alfonso, che insomma oramai lo conosciamo, conoscono gli abruzzesi, ha definito il consiglio regionale una cloaca. Se lo avessi detto io o Chiodi qualche tempo fa sarebbero successe insomma altre cose, invece qui nessuno si fa scrupolo. La cosa grave è che ciò che viene fatto dai funzionari dirigenti, nel caso specifico la dottoressa Gerardis, che si permette il lusso di dire che le carte non ce le dà, che verranno consegnate dal presidente Alfonso a mano forse quando ci sarà una commissione di vigilanza. No, lei ha l'obbligo di rispettare i regolamenti, gli statuti e le leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, quindi deve consegnarmi la relazione. Quel progetto di finanza di cui si sta discutendo oramai da diverso tempo, che riguarda il clinicizzato di Chieti, un costo di 3 miliardi 265 milioni che si vuole affidare alla Maltauro, o meglio presentata dalla Maltauro, su cui noi abbiamo la nostra più assoluta contrarietà. Ci sono altre soluzioni e soprattutto non ci piace l'affidamento di tutti i servizi e non solo della realizzazione del manufatto. Ci sono altre soluzioni. Il 20 ci confronteremo in consiglio regionale. È chiaro, se non abbiamo le carte è un confronto monco.
E restiamo nell'ambito di quanto dichiarato dai consiglieri di Forza Italia, consiglieri regionali Febo e Sospiri sulla vicenda Ryanair. Non capiamo sinceramente tutta questa enfasi di D'Alfonso e compagni nell'annunciare l'abbattimento delle sovrattasse deciso dal Ministero dell'Economia, che secondo loro convincerà Ryanair a restare in Abruzzo. Per quanto riguarda l'esaltazione del governo centrale, restiamo basiti, dicono, visto che il Premier Renzi e il PD hanno fatto solo il loro dovere, ovvero togliere una tassa iniqua che loro avevano introdotto. Tra l'altro non si è ancora capito come saranno coperti i mancati introiti ed è facile prevedere che la vicenda ricadrà sulle spalle dei cittadini. Anche noi chiaramente, chiudono i consiglieri azzurri, ci auguriamo che Ryanair resti. Questa notizia però non è affatto sintomatica della permanenza della compagnia low cost, dalla quale al momento non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro. E ora ci trasferiamo a Montesilvano, perché il sindaco Maragno ha sottoscritto un protocollo d'intesa per l'utilizzo di migranti in lavori socialmente utili. Montesilvano sceglie l'integrazione. A fronte di polemiche e malcontento sulla questione immigrati, arriva la notizia della sottoscrizione di un'intesa tra prefettura e comune, con l'obiettivo di rendere i migranti accolti nelle strutture alberghiere una risorsa per il territorio con lavori di pubblica utilità. Abbiamo stipulato ieri questo accordo con la prefettura di Pescara per l'utilizzo dei migranti che oggi sono ospitati negli hotel di Montesilvano per lavori socialmente utili. Tutti sanno, i cittadini sanno, che lo Stato italiano riconosce 40 euro come spese per ciascuno di questi rifugiati sul territorio italiano in attesa dello status di rifugiato. È giusto pure che anche loro diano il proprio contributo nei confronti di uno Stato che comunque li sta accogliendo, gli sta dando delle chance. Quali saranno i lavori e le mansioni che verranno ricoperte dagli immigrati? Beh, cominceremo con la pulizia del verde, lo spazzamento delle strade, ma anche la pulizia della riserva di Santa Filomena. Per questo intervento coinvolgeremo anche il Corpo Forestale dello Stato, che oggi ha la tutela di tutta l'area protetta. Al via i progetti di ricerca con il polo automotive per l'Università dell'Aquila, passeranno anche per i laboratori e le aule di ingegneria le progettazioni di innovazioni tecnologiche dei mezzi di trasporto del futuro realizzati appunto nel polo. Buone notizie per l'Università dell'Aquila. È pronto infatti a partire un progetto di ricerca industriale con partner di eccezione FCA, il Polo Automotive della Val di Sangro. Inoltre il Ministero ha riconosciuto 550.000 euro aggiuntivi di fondi strutturali all'Ateneo Aquilano. C'è questo importante risultato di questi 6 progetti che sono stati approvati e anche la prospettiva di un nuovo progetto con FCA e il Consorzio Radiolabs, di cui noi facciamo parte, sul veicolo connesso, per creare un centro di competenze qui nel territorio dell'Aquila sul veicolo connesso, che è ovviamente la sfida del futuro nell'automotive. Il Ministero ci chiedeva di impegnarci in una serie di misure e di impegnarci con degli obiettivi. Il raggiungimento di questi obiettivi dava la possibilità di un consolidamento del finanziamento. Noi abbiamo raggiunto gli obiettivi, tutti gli obiettivi meno uno purtroppo, però questo ci ha consentito di consolidare 550.000 euro su 630.000, quindi insomma un risultato estremamente positivo. Consolidare vuol dire che sono nel nostro bilancio da ora e per sempre. Inverardi torna poi nel merito del calo degli iscritti del 17%, invitando chi non ha perso occasione di lanciare pesanti accuse alla politica dell'Ateneo di imparare a leggere i numeri e a contestualizzarli. La reintroduzione delle tasse e i numeri programmati, l'abbiamo detto 1000 volte, portavano con sé inevitabilmente un calo degli immatricolati. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è che gli studenti che sono iscritti all'Università dell'Aquila sono sì meno, ma sono molto più attivi. Cioè sono molto più coinvolti nell'attività di formazione, cioè fanno più crediti. Infatti rispetto all'anno precedente, anzi agli anni precedenti, il numero, la percentuale di studenti che ha fatto al primo anno più di 30 crediti, cioè più della metà, da 30 a 60, è salita da intorno un po' meno del 30% al 52%.
Restiamo all'Aquila con il prossimo servizio, perché l'auto emoteca dell'Avis è tornata alla caserma del capoluogo per le donazioni di sangue nella stagione di maggior bisogno. Con circa 30 donazioni è tornata alla caserma degli Alpini dell'Aquila la raccolta sangue dell'Avis, l'Associazione Volontari del Sangue. Nella stagione di maggior richiesta delle scorte di materiale ematico e dopo la necessità di sangue seguita alla tragedia ferroviaria accaduta in Puglia, gli Alpini continuano a sostenere la popolazione donando il loro sangue. Stiamo continuando la raccolta perché devo dire che a volte il numero dei volontari è superiore al numero dei posti che l'Avis ci mette a disposizione. Gli alpini del 9° Reggimento Alpini, della Brigata Alpina Taurinense, sono vicini alla cittadinanza abruzzese. Molti dei nostri soldati sono abruzzesi, anch'io lo sono. E il fatto di dare il sangue, la cosa più preziosa, alle nostre ASE, ai nostri centri ospedalieri, è per noi motivo di orgoglio e un motivo per sentirsi ancora più vicini alla nostra popolazione. Siamo contenti di farlo, continueremo a farlo e ringraziamo l'Avis per la gentilezza e la cortesia che ogni volta mette nelle sue azioni. Sono questi ragazzi, sono veramente dei professionisti. È molto importante che la presenza nostra qui dell'Avis nelle caserme, perché riusciamo a essere molto vicini alla popolazione e riusciamo in un giorno solo a fare una bella raccolta sangue. E anche in queste ore il CIT è aperto, il centro ospedaliero, quindi anche lì si sta facendo una raccolta sangue e dobbiamo continuare a fare questa campagna di sensibilizzazione, perché non siamo ancora autosufficienti in materia di sangue. La regione Abruzzo ha un gran numero di donatori, però dobbiamo ancora crescere. Cambiamo pagina. Sampa 16 luglio a Campli, appuntamento con la soprintendenza d'Abruzzo per la valorizzazione del patrimonio culturale. Sabato 16 luglio il Centro Farnese ospiterà una giornata di studi alla presenza di autorevoli relatori per la tutela e valorizzazione di un territorio ricco di beni artistici e culturali dal titolo Campli, dalla Scala Santa alla Necropoli di Campovalano. È un punto di partenza, è un momento in cui la Regione Abruzzo ristabilisce un rinnovato e produttivo rapporto con la sovrintendenza e quindi questo vuole essere, come dire, la genesi di un lungo percorso. Abbiamo organizzato questo momento di conoscitivo e di divulgazione sul territorio, appunto per far sì che i cittadini abruzzesi conoscano sempre più quelli che sono i nostri tesori. Noi abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa della soprintendenza, nella figura della dottoressa Picchione, con cui abbiamo collaborato in questo periodo. Sicuramente un argomento molto importante per Campli, sappiamo benissimo i beni e i valori che Campli ha. Abbiamo tanti beni culturali, alcune chiese sono chiuse, quindi dobbiamo provvedere a riaprirle anche insieme alle altre istituzioni. Quindi ben venga questo convegno in cui si parlerà insieme alle associazioni, alle forze politiche presenti, di tutto quello che si deve fare ulteriormente per Campli. Logicamente non ci possiamo fermare al convegno, ma gli dobbiamo dare un taglio pratico. Questa giornata di sabato 16 luglio, questo evento, questa giornata di studi su Campli, sul suo patrimonio culturale in senso lato, non soltanto beni culturali in senso stretto, ma anche i beni culturali in senso lato, quindi patrimonio culturale formato da, come dice il codice, da beni culturali e da beni paesaggistici. Quindi Campli come un insieme di beni di interesse generale che devono essere conosciuti, tutelati, salvaguardati. Quindi l'obiettivo di questa giornata di studi è appunto quello di valorizzare, far conoscere dunque il patrimonio di Campli, ma come punto di partenza per far conoscere e valorizzare tutto il patrimonio culturale abruzzese. A Pescara dal 18 al 24 luglio rivive il centro storico con il festival Il Fiume e la Memoria, giunto alla sua 15ª edizione. Continua il cartellone estivo del comune di Pescara, si parla di cultura, di arte e di spettacolo, in questo caso l'appuntamento qual è? Il Fiume e la Memoria. Noi abbiamo ritenuto importante innovare l'offerta culturale a Pescara con tante iniziative nuove che soddisfano le esigenze di questa città, ma anche riallacciare storie importanti come quella forse della più bella iniziativa che nel corso degli anni ha illuminato la zona del centro storico che tanto amiamo, cioè il Fiume e la Memoria. Per alcuni anni è stato in stand-by questa importante manifestazione, ma a richiesta grande anche degli operatori del luogo, della città di Pescara, eccetera,
eccetera. Quest'anno, come l'anno scorso, l'abbiamo riaccesa e da lunedì prossimo tornerà a essere un punto di incontro importante in una zona che noi amiamo, che vogliamo poi riqualificare dal punto di vista della vivibilità culturale, della partecipazione culturale. E sicuramente il Fiume Moria è, diciamo, protagonista da sempre di quella zona e di questa cultura. Andiamo a riscoprire e valorizzare sia ciò che abbiamo un po' nel tempo, innanzitutto pescarese e abruzzese, un po' smarrito magari, quindi a rivalutare personaggi e personalità da valorizzare o che poco si conoscono. Quest'anno è il centenario, per dire, di Paolo Tosti, celeberrimo grande musicista abruzzese, e chiuderemo con un grande omaggio alla sua musica e alla sua arte, e riscoprire anche però spazi della memoria, non solo temporali ma anche dello spazio, fare memoria di circostanze, situazioni, contingenze che meritano di essere valorizzate e ricordate. Fra queste abbiamo una sezione che abbiamo chiamato Memoria Speciale, nella quale, insomma, ospiteremo delle realtà, delle associazioni no profit che presenteranno le cause per le quali si impegnano e si battono, e così avranno un pubblico a disposizione per far conoscere situazioni che magari, appunto, di fronte alle quali c'è bisogno di far memoria. E andiamo avanti, parliamo della manifestazione Foro in Festa che si terrà a Francavilla al Mare dal 16 al 18 luglio. Dal 16 al 18, tre giorni di appuntamento di grande livello artistico e culturale con la musica italiana quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo Raff, abbiamo anche il comico Uccio De Santis. Questa è la 30ª edizione di Foro in Festa. Io approfitto per ringraziare l'associazione Angeli Custodi che la organizza, ovviamente con il patrocinio e con il contributo del Comune di Francavilla. È un punto importante del nostro calendario estivo, che come sapete è molto molto pieno. Purtroppo c'è stato un imprevisto dell'ultima ora, erano previste le giornate di venerdì, sabato e domenica, ma siccome domani è previsto brutto tempo, le giornate saranno di sabato, domenica e lunedì, col concerto di Raff di domenica sera e Uccio De Santis, il comico, lunedì sera. Però andrà tutto per il meglio, sono convinto. Solitamente è una sagra frequentata da decine di migliaia di persone, e sarà così anche quest'anno. Ci teniamo a precisare che questa festa di quartiere nel corso del tempo è entrata di diritto nel calendario delle manifestazioni francavillesi, proprio per la qualità di quello che riesce a offrire, prodotti tipici della nostra tradizione, la lasagne e ceci anche nella versione con il pesce, quindi una lasagne e ceci marinara, gli arrosticini e la porchetta. Quello che sappiamo fare meglio qui in Abruzzo lo offriamo prima di tutto ai nostri concittadini e poi ai tanti turisti che vengono a trovarci. Apriamo ora la pagina dello sport, parliamo di Pescara che è partito alla volta di Palena subito dopo il pranzo odierno. Intanto la prossima settimana sarà sorteggiato il tabellone di Team Cup e soprattutto sarà diramato il calendario di Serie A. È il giorno dell'inizio del ritiro per il Pescara. La comitiva biancazzurra si è ritrovata in città per le rituali visite mediche e le prime sedute di allenamento allo stadio Adriatico Cornacchia. Dopo il pranzo odierno al Convitto, la squadra si è messa in viaggio per il centro montano della provincia di Chieti, dove già nel pomeriggio la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento e nelle giornate successive viaggerà al ritmo di due sedute giornaliere, tranne domenica quando il gruppo si allenerà solo al pomeriggio. Per mercoledì prossimo, 20 luglio, è prevista la prima uscita contro una rappresentativa locale di dilettanti, anche se il primo vero test sarà domenica 24, sempre a Palena contro il Teramo. Intanto sul fronte mercato si complica la strada che porta al centrocampista slovacco del Legia Varsavia, Ondrej Duda. La società polacca chiede 5 milioni per il cartellino del giocatore, il Pescara opta invece per una forma diversa, prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In questo momento non ci sono i presupposti per chiudere. Peraltro le priorità del Pescara ora non sono in quel reparto, bensì in difesa e in attacco. E allora più praticabile è la strada che porta ad un altro slovacco, Norbert Gjomber della Roma. Gli ultimi innesti dei giallorossi in difesa possono liberare l'ex catanese, anche se c'è lo scoglio dell'ingaggio piuttosto alto. Sempre viva l'ipotesi Stendardo, che però deve risolvere la questione buonuscita con l'Atalanta. Per l'attacco, come già ripetuto, non c'è fretta per il grosso nome. Intanto già la prossima settimana i biancazzurri inizieranno a sentire l'atmosfera della massima serie. Giovedì 21 sarà sorteggiato il tabellone della Team Cup, mentre il giorno seguente, venerdì 22, verrà diramato il calendario della stagione 2016-2017. Nei prossimi giorni si sapranno l'ora e le location dei due eventi.
Non stiamo ripetendo gli errori di 4 anni fa e Pescara comincia a essere una meta ambita anche da giocatori importanti, e il bilancio sull'attività finora svolta dalla società che è stato tracciato dal presidente del Delfino Daniele Sebastiani intervenendo nel corso della trasmissione speciale Replay Estate di Enrico Rocchi. Vediamo. Ci siamo migliorati, abbiamo cercato di evitare di ripetere gli errori del passato, poi gli errori se ne fanno sempre perché purtroppo nessuno ha la sfera magica, però sicuramente ne abbiamo fatti molti molti di meno da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista calcistico, dal punto di vista dei rapporti con la piazza, con la tifoseria, da tutti i punti di vista, e questo secondo me la gente poi l'apprezza perché capisce che tu sei in buona fede e se hai fatto degli errori non l'hai fatti certamente per prendere in giro qualcuno o per fare cose che non hanno nulla a che fare con il calcio. Noi siamo pescaresi, come dicevamo prima, e siccome ci mettiamo la faccia, siamo qui tutti i giorni, non ci possiamo permettere certamente il lusso di fare cose non in linea con quelle che sono le nostre personalità. Soprattutto si evidenzia sempre questa credibilità che c'è a livello nazionale con i grandi club, si può trattare con Milan, Inter, Juve, con chi che sia, e soprattutto la credibilità che si è avuta in quanto molti giocatori, anche di nome e di grido, vogliono tutti venire a pescare. Sì, ma questo a me fa solo che piacere perché vuol dire che questa società ha lavorato e continua a lavorare molto bene, e questi sono i risultati, perché oggi sentire che i ragazzi tra di loro parlano benissimo di questa piazza, di questa società, di come si vive a Pescara, deve essere anche un motivo di vanto anche per la città, perché questa Serie A, in questo caso la Serie A, ma questa società non è solo dei soci di questa società, ma è dell'intera città, io oserei dire anche dell'intera Abruzzo. Quello che noi abbiamo fatto si riflette su tutta la nostra regione, accende un faro importante su tutta la regione. Ora mi auguro che tutti quelli che ci sono intorno, dalle istituzioni a tutto quello che gira intorno al mondo del calcio, ne sappia approfittare, tra virgolette, dal punto di vista di quelli che possono essere i ritorni e le ricadute sul territorio di una Serie A così importante. Invece si è aperto ieri il ritiro del Teramo, chiaramente parliamo di Lega Pro, con la squadra che si è radunata ad Ovindoli in provincia dell'Aquila, e con il DS Fabio Lupo abbiamo tracciato un primo bilancio del mercato appena fatto con eventuali nuove prospettive. Secondo giorno di ritiro ad Ovindoli per il Teramo, che nel frattempo continua a muoversi tra campo e mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto avanzato con Sansovini, che sembra sfumato, ma non definitivamente, nel senso che ora che la trattativa è in fase di stallo potrebbe arrivare la ripartenza da parte proprio del centravanti romano. Insomma, colpi di scena per il momento non se ne vedono, ma non sono totalmente esclusi. Il nome di Luca Forte è sempre più insistente e al di là della cautela di Prammatica, i biancorossi sanno che il gradimento del giocatore del Pescara c'è. Anche quello della società biancazzurra, che sarebbe ben felice di rinforzare una società che ritiene amica, tenendo il calciatore a pochi chilometri dalla casa base. Non è dato sapere quando ci sarà l'affondo definitivo, ma anche il procuratore del calciatore spinge per la soluzione biancorossa. Intanto chi ci sarà certamente sarà il portiere Tomas Calore, anche lui scuola Pescara e che l'anno scorso ha disputato un buon campionato nelle fila del San Nicolò. Sarà il secondo di Francesco Rossi, che dopo l'addio di Tonti è il nuovo numero uno. Sì, diciamo in dirittura d'arrivo, ma manca ancora qualche dettaglio, qualche formalità, però credo che già nella giornata di domani potrebbe essere qui. Decisamente più articolata invece la situazione legata a Stefano Amadio. Il centrocampista sarebbe un obiettivo di Vivarini per il suo Latina, ma la società sotto questo punto di vista pare irremovibile, e sia il direttore sportivo Fabio Lupo, che comunque non esclude la cessione, che Zauli contano di poter avere ancora il mediano romano in organico. Stefano, noi siamo felici che sia qui, è un giocatore del Teramo, noi siamo convinti che il ragazzo stia qui bene, volentieri, siamo contenti che lui sia rimasto. Poi il mercato è un mercato aperto fino al 31 agosto, purtroppo o per fortuna, e quindi aspettiamo eventuali evoluzioni, ma non solo su di lui, su chiunque, perché mi aspetto che qualsiasi giocatore possa essere richiesto, lo so per esperienza, fino al 31 agosto tutto può accadere. Anche Amadio lo ritengo uno dei migliori giocatori, qui a Teramo negli ultimi anni lo ha dimostrato, miglior giocatore della Lega Pro, ma nello stesso tempo sono stato un ex calciatore e capisco benissimo che davanti alle esigenze di un calciatore di migliorare la propria posizione è difficile.
difficile per un allenatore o per una società trattenerlo. Il ragazzo comunque è vincolato, deve stare a delle regole di mercato ben precise e quindi valuteremo. Io personalmente posso solamente dire che oggi alleno Stefano Amadio come se fosse un giocatore assolutamente del Teramo, lo reputo un giocatore importantissimo e se dovesse rimanere il primo a essere contento sono sicuramente io. Si chiude qui il primo appuntamento informativo con il TG6, i prossimi alle ore 19 e alle ore 23, poi vi ricordo anche alle ore 21 la nostra diretta di Velò con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini, il nostro settimanale dedicato al ciclismo, fari puntati chiaramente sul Tour de France. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.